La vittoria del Crotone è legittima e ineccepibile, agevolata però da una squadra, quella biancazzurra, irriconoscibile, mai in partita se non per pochi minuti della ripresa. Anche Galderisi, a dire il vero, ci mette di suo, lascia in panchina due terzini destri, Giuliano e Diliso, conferma nel ruolo Camorani, che invece, assenti Felci e Zeitu Live, avrebbe potuto essere assai utile in mediana, ma tant'è. Se noi lavoriamo per 12 giorni su un campo sintetico che con l'acqua e la pioggia la palla viaggia sempre in un modo, ci troviamo poi delle differenze incredibili. Però mi dava l'impressione che il rimbalzo lo reggevano meglio, noi facevamo un po' più fatica. Premetto che non voglio trovare alibi, sono solo riflessioni che faccio per poi preparare la settimana. Sul piano tattico però la squadra è sembrata slegata nel primo tempo, poco compatta tra i reparti o no? Io quello che ho detto ai ragazzi, a parte che secondo me poi tutto dipende dalla testa, dalle motivazioni e anche da saper stare in campo, ma noi in campo ci siamo sempre stati abbastanza bene. Secondo me oggi, al di là delle caratteristiche sugli esterni che erano completamente diverse, dovevamo accompagnare di più Simon con i due centrocampisti centrali, invece loro hanno speso molta energia a coprire e facevano poca fatica a accompagnare. Insomma, il Pescara offre il meglio del suo peggio, mai compatto, sempre lungo e dunque da subito in difficoltà nei rapidi rovesciamenti di fronte nei quali l'11 calabrese eccelle. Quello che accade al nono, quando da una travolgente progressione di Triarico nasce la prima occasione del match che l'ex russo sfrutta deviando le spalle di Indiveri, ma da posizione irregolare. Ritmi blandi, compassati, il Pescara non riesce mai a cambiare passo. La fase difensiva è imbarazzante, troppi giocatori in giornata no. Il Crotone è bello a vedersi, con il consueto e collaudato 4-2-3-1 disegnato da Moriero, ma evanescente e poco concreto in attacco. Qui Basso non approfitta dello svarione di Camorani e colpisce flebilmente, quindi di vicino anticipa in modo provvidenziale in area Espinal. Sembra scuotersi alla mezz'ora la squadra di Galderisi, un tocco e via, azione corale d'applausi. Ferraresi fa quel che può, quasi letale però il contropiede ospite da Petrilli a Russo, interno destro a girare, Indiveri si allunga e sventa. Esce per infortunio Pomante, al suo posto dopo tre mesi di assenza Giuliano, che si piazza al centro insieme con Siniscalchi, ma tre minuti più tardi, 38esimo, il Crotone sblocca il risultato. Figliomeni salta a Camorani e mette in mezzo per Russo, che in splendida solitudine gira di prima con grandissima precisione alle spalle di Giovanni Indiveri. Ospiti in vantaggio, biancazzurri incapaci di reagire. Sbaglia anche Giuliano, Galeotto serve in profondità Petrilli, che elude Camorani ma conclude debolmente. Gravissimo invece l'errore di Russo sull'ennesima opportunità costruita dai calabresi, l'attaccante ispirato da Basso a porta praticamente sguarnita spreca l'impossibile. Meno solare ma altrettanto limpida l'occasione propiziata in avvio di ripresa dall'errore marchiano di Siniscalchi, da Petrilli al solito Russo, che diventa così il migliore dei difensori del Pescara. Battute a parte, i biancazzurri si destano, squadra finalmente corta ma soprattutto maggiore carica agonistica. Cardinale da fuori all'11esimo, Farelli non è irreprensibile, arriva Ferraresi che scavalca l'estremo rosso-blu ma trova l'intervento risolutivo di Francesco Galeotto. Entra il piccolo fenomeno al secolo Marco Verratti, gli fa spazio di vicino. Stella viene dirottato a destra, dove un minuto più tardi Iandoli controlla, converge e scarica questo fendente poderoso che sfiora l'incrocio dei pali. L'italo elvetico ci riprova nel finale ed è prodigioso il riflesso di Farelli, salvato invece al 42esimo da Scognamiglio, che respinge il piatto destro a colpo sicuro di Marco Stella. Decisamente troppo poco per salvare una prestazione vacua, senza nervo né ritmo, e per questo assai preoccupante.